stagione ormai quasi conclusa, perché manca una Coppa Mancini dopo la vittoria del campionato, una Coppa Mancini a cui voi tenete parecchio. Sì, ormai la stagione è quasi finita, come ha detto lei manca solo questa Coppa che, come ci dice il mister ogni giorno, speriamo di vincerla, perché come si dice a Teramo non è mai stata vinta una Coppa e soprattutto il mister ci tiene molto e quindi ce la metteremo tutta a portarla a casa. Beh, sicuramente speravo di giocare di più, però comunque l'importante è che mi sono allenato sempre al massimo con un gruppo di persone veramente spettacolari e anche di altissimo livello. Avere in squadra persone come Pepe, Speranza e Palumbo comunque ti fa crescere durante la stagione, quindi diciamo che potevo fare di più, però sono contento. Il momento più bello e il momento più brutto di questo campionato che è terminato? Beh, il momento più bello sicuramente è la vittoria del campionato dopo che l'arbitro ha fischiato. E il più brutto è quando ho cominciato a giocare di meno e lì è stata difficile. Sicuramente mi porterò dietro, come ho detto prima, di essermi allenato con gente comunque di livello. Sicuramente lo porterò dietro e dovrò migliorare sicuramente sotto tanti punti di vista, però sono ancora giovane, quindi ho ancora un po' di tempo. Sono stato un po' sfigato domenica, però sì, mi piace anche andare verso l'attacco e cercare di segnare il più possibile. Ecco, il giocatore con il quale hai legato di più in questa stagione? Beh, sicuramente Marco prima che si infortunava, poi anche con Alessio un bel rapporto. Antonelli, Marco. Sì, Marco Antonelli, anche con Sputore un bel rapporto, anche fuori dal campo.